È dedicata all'ospitalità che coincide con la città di Rimini nel mondo e in tutta la sua storia la 14ª edizione di Antico Presente, Festival del Mondo Antico. Dal 22 al 24 giugno a Rimini, insieme a Riccione, Verucchio, Sant'Arcangelo e Cattolica, si incontrano studiosi interessati alla classicità e alla Rimini romana. Che lo spirito del festival è quello di mettere a confronto un po' un carotaggio dell'intera storia del nostro territorio, e la vocazione, diciamo, dell'ospitalità, il tema, perché no, anche del turismo, è certamente una sottolineatura che ha questo territorio. Nel momento in cui un festival come questo chiama a rapporto le varie discipline, le varie culture, i talenti e le sapienze su degli argomenti che possano essere affrontati da varie angolazioni e che possano dare da varie angolazioni un contributo alla declinazione contemporanea di questo pensiero, di questo tema. Le serate hanno in serbo un intrigante duello dialettico fra Alessandro Bergonzoni e David Riondino, la casina di Plauto, e un omaggio a Tonino Guerra la sera del 24 giugno. Grande spazio sarà riservato all'archeologia, che è uno dei temi dominanti del festival, quindi avremo degli interventi di grandi archeologi, cito Filippo Maria Gambari, soprintendente archeologo dell'Emilia Romagna, Mario Luni, Enzo Lippolis e altri. Avremo lezioni magistrali nel campo dell'antichistica, mi riferisco al professor Brizzi, molto noto per i suoi studi su Annibile o comunque alle guerre annibaliche. Avremo delle tavole rotonde curate dall'Istituto Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna, tavole rotonde che si svolgeranno nel Museo della Città e al Museo degli Sguardi. Poi c'è un altro festival all'interno del festival, che è il festival dedicato ai bambini. Sono dei laboratori didattici che hanno assunto nel corso di questi ultimi anni un ruolo molto importante per la didattica museale e sono frequentati da molte scuole, non soltanto di Rimini della provincia, ma anche di altre province. Quindi sono centinaia, migliaia di bambini di Rimini e altre province che frequenteranno i laboratori didattici.